So this is Christmas, and what have you done? Another year. È stata inaugurata domenica 13 dicembre presso l'Associazione Culturale CECAM di Marconia l'esposizione Natale al CECAM. A meravigliare curiosi e visitatori saranno i vari lavori, tutti rigorosamente a tema natalizio, realizzati dagli stessi associati. Una manifestazione all'insegna del riciclo e rispetto dell'ambiente. I bambini delle scuole, dopo mesi di lavoro, hanno realizzato il presepe e l'albero di Natale, utilizzando materiali di riciclo come bottiglie, tappi di plastica, stoffe e bottoni, carta di giornale e agende. Nel presepe, oltre a pastorelli e artigiani, ha fatto la sua comparsa la pacchiana di pisticci e da cornice le tipiche casette bianche del rione di Rupo. Il tutto è stato reso possibile grazie all'aiuto di numerosi artisti come Pietro Martino, Luciano Camardi e Stella Zambrella, giusto per citare alcuni nomi, e tutti i componenti del CECAM sotto la guida del presidente Giovanni Di Lena. La mostra, è bene ricordarlo, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 18.30 alle 21.30 e chiuderà i battenti il 7 gennaio 2016. Siamo nell'associazione CECAM di Marconia per il decimo anno consecutivo, anche quest'anno propone i presepi fatti e realizzati dai nostri associati. La creatività di tutte quante le persone di buona volontà che si cimentano a fare dei lavori in cartapesta, lavori che parlano di riciclaggio del materiale, visto che in questo mondo consumistico dobbiamo cercare di interagire in maniera positiva e propositiva, e lavori di fino artigianato. Cerchiamo di rendere viva la nostra cittadina attraverso queste realizzazioni. Da qualche anno il CECAM si propone anche ai piccoli di poter imparare e di mettere a disposizione della nostra cittadinanza, e ma soprattutto di tutto quanto il territorio della Fascia Ionica, della nuova creatività. Grazie all'aiuto della nostra socia Stella Zambrella, grazie a Giannace, l'amico Antonio Toscano, Maria Risimini, Luciano Camardo, Michele Lotito, danno la possibilità a questi ragazzi di potersi esprimere, di poter realizzare quelli che sono i loro pensieri. E quest'anno il messaggio che è stato lanciato dai ragazzi è proprio sulla tradizione pisticcese, dove c'è il risaldo della pacchiana e dei monumenti, come si può vedere anche da quest'altro bel presepe realizzato dall'amico Franco Reo. Ho cercato di realizzare e di dare vivacità alla tradizione, alla brillantezza pisticcese. Infatti il suo presepe io lo definirei veramente monumentale per come l'ha rappresentato, e ha cercato di mettere a fuoco quelle che sono proprio le caratteristiche pisticcese, con la Chiesa Madre e le cosiddette lamie del Dirupo e del rione Terravecchia. Cerchiamo di, attraverso queste proposte, queste creazioni che vengono fatte dai nostri amici, di dare il senso proprio del Natale. Volevo aggiungere che il Natale quest'anno l'abbiamo cercato di realizzare anche nella tradizione pisticcese. Infatti gli amici, i soci del CECAM hanno voluto realizzare i vestiti tradizionali pisticcesi, e devo dire che sono molto caratteristici, nel senso che riproporre ogni tanto quello che era il passato serve per far rivivere quelle che erano le tradizioni, ma anche per dare un impegno maggiore a tutti quanti noi per poter ricordarci del passato e andare verso il futuro con un'ottica ancora più positiva. I ragazzi hanno lavorato con noi da 4 anni a questa parte, hanno lavorato singolarmente. Quest'anno abbiamo fatto realizzare due presepi, uno realizzato con la carta e uno in stile pisticcese. In effetti ogni pacchiana, l'anima della pacchiana è una bottiglia di plastica con un supporto di un dischetto, ovviamente di riciclo, e con dei pezzi di stoffa recuperati. È stato realizzato dai ragazzi più grandi, mentre l'altro invece, che un presepe prettamente realizzato di carta, abbiamo fatto capire come si poteva realizzare un albero o un personaggio lavorando con la tecnica della piegatura della carta. Ognuno di loro ha fatto un decoro
usando carta, polistirolo, stoffa, tappi, ci si sono soprattutto divertiti, soprattutto a cercare il materiale di riciclo, perché il messaggio era quello: riciclare è tutto, non si butta mai via niente. We can fall strong. L'associazione CECAM augura buone feste a tutta quanta la popolazione lucana. Grazie a tutti voi. Auguri. Auguri. Auguri.